Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime. Prima di iniziare con questo video vorrei ringraziarvi tantissimo per i commenti e tutti i like che avete lasciato al video precedente, mi stanno veramente aiutando e sono contento che vi piacciono questi video, continuerò a farne sempre di più. Mi raccomando, se volete sostenere anche questo video, lasciate un mi piace qui sotto e un commento. E tra l'altro, non so se già ve l'ho detto nel video passato, presumo, ma ve lo ripeto qui, che i video sul Giappone non sono finiti, i video sul Giappone continuano, ma continuano sul mio altro canale. Quindi chi volesse vedere un video sul Giappone può andare sull'altro canale, ve lo metto, nelle schede e può vedersi dei video sul Giappone. Sto cercando di pubblicare nuovi video tutti i sabati su quel canale, mentre su questo canale mi concentrerò principalmente su crimini. Ci sarà un video il lunedì e un video il giovedì. Quindi mettetevi la sveglia a luna, in questi 2 giorni ci sarà sempre un nuovo video crime e spero di vedervi. Ragazzi, questa maglia me l'ha regalata Maison Kitsune, grazie mille. Purtroppo mi metterei solo questa, ma siccome sono su sfondo bianco, divento praticamente di un altro colore se mi tolgo la giacca, quindi dovete vederla un po' così. Ma adesso iniziamo con questa storia della vedova nera. Allora, sapete che da poco nei cinema è uscito il film di Black Widow, quindi della vedova nera. Bene, in questo video ho deciso di parlarvi della vedova nera giapponese, tale Chisako Kakehi. Per chi non lo sapesse, la vedova nera è questo simpatico aracnide, quindi questo ragnetto molto dolce che dopo aver fatto Pen Pen con la sua controparte lo uccide, se lo mangia. Praticamente la femmina di questo ragno si mangia il maschio e questo è quello che significa vedova nera. Penso che questo può già darvi una specie di idea di che cosa succederà nella storia di oggi. Allora, che noi sappiamo, non credo che questa Chisako abbia mai mangiato qualcuno dei suoi partner. Tuttavia, c'è da dire che nel corso della sua vita tutti i suoi mariti sono tutti deceduti in circostanze del tutto particolari. Infatti sembra che li abbia avvelenati tutti, ma non capisco perché ogni volta che facciamo un video su qualche crimine in Asia spesso si parla di avvelenamento o diciamo veleni. Però non lo so, magari potrei fare una playlist tutta con i crimini relativi a questo caso. Chisako Yamamoto, questo era il suo cognome da nubile, è nata il 28 di novembre del 1946 nella prefettura di Fukuoka. Io tra l'altro ho anche fatto un video su Fukuoka, non so se l'ho già caricato, però se ce l'ho vi metto qualche immagine, è una città veramente bellissima, che però è anche la città che ha ospitato questa assassina. Questa donna è nata in una famiglia piuttosto benestante, non ricchissima, diciamo upper middle class, e ha completato i suoi studi fino alle superiori, ma poi non è più andata avanti a fare l'università. Sembra che suo padre preferisse che la sua bambina si trovasse un marito e si sistemasse prima possibile anziché andasse avanti a fare l'università e si cercasse un lavoro. Comunque si sa, negli anni 60 in Giappone comunque la cultura era un po' diversa, quindi non era richiesto forse per la donna lavorare. Non che sia richiesto nemmeno adesso, né per gli uomini né per le femmine, però diciamo che c'era molta più disparità tra i sessi in quegli anni. E sembra che praticamente per trovare il suo partner e amore della sua vita abbia utilizzato una pratica che era abbastanza in voga in Giappone in quegli anni. Si finiva per dare magari ai proprietari di qualche negozio piuttosto che di un bar la propria foto con dietro il proprio numero e nome e veniva appesa magari su delle bacheche che avevano lì nel negozio o nel locale. E poi se magari c'era un ragazzo che vedeva queste foto e si invaghiva di questa gnocca di bambù, penso che valesse anche per gli uomini in realtà, poi le avrebbe scritto e da lì magari, che ne so, si instaurava una relazione. Adesso quasi tutti incontrano persone molto spesso sulle applicazioni o in Giappone sono anche molto presenti le agenzie matrimoniali che vi assicurano di trovare l'amore della vostra vita in 3 mesi. Non so come, però sembra che sia così. Avevo anche fatto un video, se vi ricordate, su questo argomento, ve lo lascio qui magari, in cui appunto vi facevo vedere un'intervista a queste donne che lavorano in questa azienda matrimoniale. In ogni caso, questo era il sistema che veniva usato in passato per trovare marito. L'unica richiesta che aveva avuto era che l'uomo fosse ricco e che non fosse un bambinetto. Chisako finalmente trovò un marito nel 1969.
Era il proprietario di un'azienda printing company, diciamo, che faceva delle stampe e hanno finito per avere due bambini insieme. Tuttavia, nel 1994 questo uomo ebbe un infarto e fu portato in ospedale per alcuni giorni. Riuscirono a salvarlo, era tutto ok, tornò a casa, ma pochi giorni dopo che era ritornato nella sua dimora, perse la vita. Alcuni pensarono che ebbe un altro infarto, non si sa quali fossero le circostanze che hanno portato al suo decesso. E la moglie scelse di farlo cremare immediatamente. Il suo secondo marito era questo farmacista e anche questo è morto per infarto, mentre il terzo marito era questo agricoltore abbastanza di successo che tuttavia anche lui perse la vita dopo solo 3 mesi che aveva sposato questa Chisako, anche questo per via di un infarto. Tutti e 3 i mariti di Chisako sono morti, tuttavia sono tutti deceduti solamente dopo che Chisako è stata disegnata come l'unica beneficiaria del loro patrimonio e anche l'unica a cui sarebbero aspettati i soldi dell'assicurazione sulla loro vita. Come vi ho detto nel primo caso, sono stati tutti cremati per scelta della moglie immediatamente e quindi non c'è stato il tempo nemmeno di fare un'autopsia. Chisako riuscì a sposarsi per una quarta volta, tuttavia anche questo uomo fu trovato deceduto nel 2013 nella sua dimora di Kyoto. Il suo nome era Isao Takehi e aveva 75 anni quando è deceduto. Tuttavia, per questo quarto marito è stata fatta un'autopsia e sono state rivelate delle tracce di cianuro. E è anche emerso che questo uomo aveva un'assicurazione sulla sua vita estremamente, diciamo, lucrativa. Infatti, tutti i soldi dopo il suo decesso sono arrivati alla moglie, che si è sistemata per bene, direi. La polizia in quel momento aveva finalmente tutte le prove necessarie per poter incriminare Chisako e infatti la polizia si presentò a casa sua e la portarono in caserma. Nella sua casa trovarono una serie di scatole dove erano contenute delle pillole, quindi tutte queste capsule, e ovviamente del cianuro. La polizia ovviamente sospettava in quel momento che la donna fosse la responsabile anche del decesso dei suoi primi 3 mariti. Tuttavia, dal momento che questi uomini sono stati subito cremati, non è stato possibile condurre un'autopsia e quindi non era possibile ricondurre questi 3 decessi ancora una volta a questa Black Widow. Da ulteriori indagini, tra l'altro, hanno scoperto che tra il suo terzo marito e il suo quarto marito, la donna ha avuto una serie di relazioni con un grosso numero di uomini. Deve essere stata proprio una gran gnocca se riusciva ad avere tutte queste relazioni. E tutti questi uomini sono morti in circostanze misteriose. In particolare vi segnalo il suo fidanzato architetto che nel 2013 è stato portato in ospedale e è deceduto e la ragione del decesso è stata attribuita al suo cancro ai polmoni. Tuttavia nel suo sangue è stato ritrovato cianuro e si sospetta che la responsabile fosse proprio Chisako che l'ha avvelenato durante una cena. Inoltre, anche il suo fidanzato che ha avuto nel 2012 è deceduto mentre era su una moto, è caduto e è morto. E benché nel suo sangue è stato ritrovato anche lì delle tracce di cianuro, il suo decesso è stato attribuito a un disfunzionamento del suo cuore. La polizia iniziava a notare una specie di pattern in tutta questa serie di crimini. Ogni volta che lei praticamente si trovava un nuovo marito o fidanzato, questo spariva in circostanze misteriose e successivamente una grossa somma di denaro era depositata sul conto bancario di questa Chisako. Vi ricordate all'inizio del video che vi ho detto che suo padre voleva che la sua bambina si sistemasse più velocemente possibile? Non credo che intendesse proprio questo. Ma tra l'altro, ragazzi, questa donna nel 2007 è anche stata promessa a un ufficiale della prefettura. Anche lui perse la vita in circostanze anche qua misteriose nel mezzo di una strada e è stato messo a life support fino al 2009 e successivamente è deceduto. Anche nel suo sangue sono state rinvenute delle tracce di cianuro. Ovviamente tutti questi casi, tutte queste prove, tutte queste informazioni sono tutte emerse in corte e ovviamente la donna si è dichiarata completamente innocente.
E tra l'altro, durante questo processo, la donna ha detto aveva 75 anni, mio marito, perché comunque è stata portata in processo a seguito del decesso del suo quarto marito, ha detto aveva 75 anni, era vecchio, io non so nemmeno che cosa sia il cianuro. Tuttavia, 3 anni dopo, nel 2017, la donna ha finalmente dichiarato di essere stata lei la responsabile della morte del suo quarto marito. Ha detto che era gelosa perché dava più soldi alla sua, diciamo, amante rispetto che a lei, alla sua figlia, e quindi voleva solamente sbarazzarsene. Tuttavia, 2 giorni dopo questa dichiarazione, la donna ritrattò di aver fatto questo statement e ha detto di non ricordare nulla. Gli hanno fatto notare che comunque aveva detto una serie di dettagli per quanto riguarda questo assassinio che lei, se veramente fosse stata innocente, non poteva conoscere. Tuttavia, lei ha continuato a ripetere che non sapeva di cosa stessero parlando e che non è lei la responsabile di questa morte. Tuttavia, questa situazione forse è stata studiata a tavolino o forse no. In ogni caso la utilizzò il suo avvocato per dire che lei avesse l'Alzheimer e che soffrisse di qualche disturbo della personalità e quindi non si ricorda che cosa le è successo. Tra l'altro non riesco a capire come le due cose sono collegate. In ogni caso, vabbè, questa è stata la difesa del suo avvocato. Alla donna è stato soltanto attribuito l'assassinio del suo attuale marito, il suo quarto marito, 2 ex fidanzati e il tentativo di aver ucciso un altro quarto fidanzato. Ovviamente i dubbi che avvolgono questa donna sono molti e molti sospettano che in realtà sia stata proprio lei la responsabile della morte dei suoi altri 3 mariti e anche una serie molto lunga di altri amanti e persone che le orbitavano attorno. Anche qui sempre per soldi. Perché ovviamente, cioè, era strano che questi uomini venissero a mancare proprio dopo che lei era stata dichiarata l'unica beneficiaria del loro patrimonio e dei possibili soldi dell'assicurazione sulla loro vita. E tra l'altro è stata sottoposta a una valutazione per capire se fosse in grado di presentarsi, diciamo, al processo e sostenere un trial. Dopo la sua valutazione è stata ritenuta comunque capace di potersi presentare, quindi ha fatto questo trial. Tra l'altro lei ha detto che se anche fosse giustiziata il giorno seguente sarebbe morta sorridendo. Questo non so il perché se ne è uscita con questa frase, però boh, era un po' creepy. Nel novembre del 2017 in ogni caso è stata condannata alla pena di morte per impiccagione, per aver ucciso 2 dei suoi fidanzati e per aver provato ad ucciderne un quarto. Durante questo processo, quando è stata dichiarata, diciamo, questa sentenza, è scoppiato praticamente un silenzio nella corte e tutti guardavano in direzione di Chisako per vedere una sua reazione. Era rimasta lì senza un'espressione sul suo volto e poi a un certo punto ha detto: devo dire qualcosa? Comunque questa storia, cioè, mi sembra un po' assurda, cioè non riesco a capire come tutte queste persone che orbitassero intorno a questa donna siano decedute, tutti avevano comunque una percentuale di cianuro nel loro sangue e molti di loro sono stati dichiarati solamente deceduti per altre ragioni. Mi chiedo se magari, non lo so, l'ospedale o la polizia non voleva indagare su queste faccende per evitare, diciamo, rogne o casini. Non riesco a capire come questa donna sia potuta andare avanti per così tanti anni senza essere stata scoperta, perché comunque fino al 2013 era tranquilla. Tra l'altro anche il modo in cui si è difesa è abbastanza strano, perché nel senso la tua difesa è: non so nemmeno cosa sia il cianuro, cioè penso che forse volesse passare per una persona mentalmente instabile e quindi subire una sentenza meno severa. Per fortuna questa volta giustizia è stata fatta, anche se forse un po' troppo tardi. E in più questa cosa assurda che lei ha dichiarato di averli uccisi e poi 2 giorni dopo ritrattarlo. Ok, penso che il fatto che l'abbia ritrattato, non hanno potuto usare questo come prova di una testimonianza di una sua confessione. Tuttavia, cioè, assurdo. Ovviamente sembra molto sospetto un atteggiamento del genere. Non lo so, ragazzi. In ogni caso, sembra che questa donna sia ritenuta responsabile della morte di 10, se non addirittura 14 persone. E tra l'altro si ritiene che questa donna fosse riuscita a collezionare molti più soldi. Tuttavia, molti di questi li ha spesi in investimenti sbagliati o alcuni sostengono anche che giocasse d'azzardo. Tra l'altro io mi chiedo, per esempio, che ne so, i suoi 2 figli, quelli che ha avuto col primo marito, non hanno notato qualcosa di sospetto? Cioè,
scusa, muore tuo padre, muore il tuo patrigno, muore il tuo secondo patrigno, muore il tuo terzo, quarto, quinto fidanzato di tua madre, muore il tuo quarto patrigno, cioè, ma tipo dopo 30 anni quasi, cioè è assurdo che questa storia sia andata avanti per così tanto. Va bene, è stata, diciamo, catturata alla fine dei suoi giorni, però a 72 anni, praticamente lei ha vissuto la sua intera vita, anche in ricchezza, commettendo tutti questi crimini, senza mai dover pagare per quello che ha fatto, quindi diciamo che è comunque una storia triste. In ogni caso, sono molto curioso di sapere la vostra opinione su questo caso, mi fa sempre molto piacere quando scrivete la vostra opinione nei commenti, non vedo l'ora di leggerla e noi ci vediamo al prossimo video. Grazie mille per essere stati con me. Ciao!